Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che cosa? E colpisce il palo! Passaggio a calcio. Sulla destra. Provano a partire in velocità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Si riparte con un fallo laterale. Palla Pablo Sarabia, Marco Verratti. Romagnoli alza la sfera e cerca lo spazio buono. Ottimo dribbling. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Non riesce a mantenere il possesso. Questo errore potrebbe essergli fatale. Salah! Tiro davvero da dimenticare. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Pogba si divincola. Icardi. Marco Verratti cerca il passaggio più tardi. Palla riconquistata immediatamente. Hazard. Errore qui, pallone sprecato. Filtrante a superare la difesa. Intercetta il passaggio bravo. Prova Salah. Intercetta e sbaglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Neymar. Marquinhos ha capito tutto. C'è l'opportunità per il contropiede. Opportunità di ripartire. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. L'Olympiacos al calcio di punizione. Pogba. Icardi. E fuori gioco. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Pogba, tentativo di allungare il gioco. Pogba ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. Cercano una
un'azione veloce. Pablo Sarabia. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. E no, niente, è finito in fuorigioco. Scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Tocco morbido. Bell'anticipo, pericolo sventato. Bella apertura. Può tentare la conclusione. Prova a giocarla in profondità. Occasione per il contropiede. C'è la palla filtrante. Hazard è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Dybala. Paolo Dybala ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. E passa, intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso, e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi, prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Fabio, non serve leggere le statistiche per rendersi conto che la percentuale di passaggi riusciti in questa prima frazione è stata molto bassa, troppo bassa. Deve essere frustrante per i giocatori in campo, ma sono certo che l'allenatore cercherà di spronarli e magari effettuerà anche qualche cambio. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Adesso il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio. Ecco un'occasione di contropiede. Sospiro bisognoso sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Era nell'inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Gioca all'indietro. Qui può partire il contropiede. Vuole il lancio filtrante. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Neymar non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Che concede comunque un calcio d'angolo. Ecco il tiro! Che bello!
scatta verso il pallone. Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Ecco Draxler. Cerca lo spunto Icardi. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. C'è il colpo di testa. L'occasione fallita, è stato sfortunato. Il contropiede è molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. A sinistra con il passaggio. Cerca l'uomo là davanti. Dybala. Ahiai, sta sul rimbalzo. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Si riparte, di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Neymar. Il suo pallone è morbido. Punta il tiro. Lo cercate per il San Germain. Rimettono la testa avanti. Che partita! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Conducono con una rete in più degli avversari. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Tocco preciso. Il tiro di Arthur. Sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Cerca di servire il compagno in avanti. Pericolo! A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Recuperano il possesso del pallone. Hazard! Si sente nell'arbitro, segnala giustamente la posizione irregolare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Dybala. Suso. Hazard. Questo errore potrebbe esservi fatale. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Si avvicina la porta. Arthur. Cerca il passaggio profondo. Di Maria. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
gioca con un pallone lungo, scatta verso il pallone. Suso raccoglie un passaggio dalle retrovie. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Deve resistere ancora qualche istante. Vede la porta. Cavani! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ce l'hanno fatta. Una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? La partita di oggi dimostra che alla fine vincere è soprattutto una questione di testa. Questa squadra si è dimostrata superiore soprattutto dal punto di vista mentale e ha ottenuto lo scopo che si era prefissata. Siamo ai saluti finali. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio.